188, genio della fisica contro il politicamente corretto, ti fa crescere il QI, ogni sera tutti qui, siamo un esercito di papere armate in streaming, ed ora che sta per iniziare la live, col subreddit le reaction ti divertirai, tu ancora non lo sai, fai la sub, sì col Prime, che è gratis, non ti costa nulla e il volo prenderai. Andrei live, bestemmiare, Nala che entra ed esce dalla camera, prova a non ridere, la vuoi una posata, prendiamo per il culo il web intero, ci chiama patatini, questo è amore vero, cadiamo dalla sedia, facciamo sì il botto, corri a vedere Andrea del 1988. I've been all around the globe
trying to protect your soul. Papere, buonasera, come stiamo? Andiamo? Tutto a posto, tutto bene? Siamo belli carichi e caldi per questa magica serata di domenica. Ci abbiamo fuori Power, grazie per i sabbatini, bentornati tra le papere armate. Allora, papere, allora. Ieri era un matrimonio, Ercarri, Luto, Gianmarco, grazie per i sabbatini. Ieri ero a un matrimonio con un mio amico. Questa cosa che sto per dire avrà senso solamente per chi ha visto la serie di Walking Dead. Chi non l'ha vista non capirà un cazzo. Ma praticamente questo mio amico, avendo il padre inglese, voleva comunicargli a un certo punto una cosa. E questo mio amico in inglese, dicendo, parlando in inglese con suo padre, gli ha detto desacero veder. E io sono scoppiato a ridere come un idiota. Io sono scoppiato a ridere come un idiota, senza che nessuno capisse il perché. Io ho detto, non è possibile, non è possibile, io ho detto, non è vero, non è possibile. Ho visto Walking Dead, se no. Davide, grazie, 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 grazie mille, Davidino, grazie mille per i 5 sabbetti giftati, grazie mille di cuore, Davide. Ti sporro nel culo, porcone maledetto. Grazie mille, Davide, grazie di cuore. Pix, grazie per i 14, Palatino. E... basta, no, i ringraziamenti ci sono tutti. Allora... M'ha fatto un sacco. Ma questo dovete aver visto anche Walking Dead, altrimenti è chiaro che non capite il senso. Tra l'altro è stato molto bello il matrimonio, devo dire, è stato molto carino. Ci siamo un sacco divertiti. C'erano tutte le sorelle. Ho beccato anche una papera, tra l'altro. Non sono sicuro di quanto papera sia, però era una papera perché mi conoscevo. C'erano tutte le sorelle, le mamme, le zie che piangevano a dirotto, e c'eravamo tutti quanti noi. Che ci guardavamo e pensavamo, se il nostro amico piange è gay, se piange è gay. Davide, grazie. Grazie Davide per le 5. Ma grazie mille, Davidino. A te invece ti sborro sul piede, so che gradisci. Tonsile, grazie che tu una sabatia, grazie per i 7, Valentino, bentornati tra le papere armate. No, ma lei non ha pianto. È stato molto bello per sia il lancio del bouquet, sia il lancio della cosa per gli uomini. È stato bello perché il lancio del bouquet l'ha preso la ragazza di un mio amico che aveva tassativamente detto che non si volevano sposare. Ha preso lei il bouquet in mano. Noi tutta la sera con questo nostro amico. Ti sposi! tutta la sera così. Però è stato bello perché se nel lancio del bouquet per vedere quale ragazza si sposava tutti si hanno provato a prenderlo, quando era il momento degli uomini di acchiappare la roba per vedere chi si sposava, eravamo tutti con le mani in tasca così. Noi eravamo tutti tipo... No, tieni, no, ma fanculo. No, eravamo a Pianoro. E c'era anche il sindaco. Io avevo proposto di lanciare il sindaco. Ma, cioè... Io ho detto, ma perché non lanciamo il sindaco? Invece che il riso, lanciamo Buonasera il sindaco. Buonasera, chat. E ciao, Andre. Ciao, Aro. Oggi non sarò molto presente perché sto parecchio male. Non c'è problema, Aro. Oggi è venuto a mancare il mio nonnino che lottava contro un cancro al terzo stadio. Aro, ci mancherebbe altro. Sono parecchio altro, giù di corda, ma ho pensato lo stesso di passare in live per svagarmi un po' e distrarmi. A tua discrezione, Aro. Scusatemi il messaggio lungo. Per l'amor del cielo, Aro, a tua discrezione. Se vuoi stare in live perché pensi ti faccia star bene, bene. Se no, rilassati come preferisci, ci mancherebbe altro. E naturalmente condoglianze. Aro, ti mando un bacino sul nasino. Mua. Bacino, patatina. Quella, grazie per i 18, patatino, grazie mille per i sub. No, però devo dire che il matrimonio è stato molto, molto, molto divertente. Tutti ubriachi, tutti non capivano un cazzo. Andrea, sono andata al Pride di Milano e sono riuscita a smerigliare 7 fagiane ed ho constatato che se si è omosessuale si rimorchia di più. Beh... questa è una cosa che non c'era bisogno di andare al Pride per constatarla, cioè nel senso, cioè...
cioè, nel senso, si sapeva già una cosa abbastanza risaputa. Greta, grazie per i tre, Palatina, grazie mille per i sub. Si sapeva già abbastanza, non è che solo io non rimorchio. No, tu non rimorchi, tu non puoi rimorchiare, vaffanculo. Tu adesso ti fai le pippe a vita, tu non hai il diritto di rimorchiare. Ludo, ok, devo andare al Pride. Ma non abbiate tutto questo affanno di trovare un partner? Guardate che è una roba, cioè... Poi dopo, sai quante scassature di cazzo ne conseguono, voglio dire? Cioè, allora... Airi, grazie per i 13, Palatino, grazie mille per i sabbi. Io sono sudato a merda. Dopo ti mando con un bacino in privato, Aro, ti scrivo dopo. Sì, non ci lamentiamo. Non ci lamentiamo, è stato divertente. Abbiamo scofanato l'impossibile, bevuto l'impossibile. Ci siamo divertiti parecchio, devo dire. È stato molto una serata molto interessante. E di sentirsi Naomi... Oh, ma lo prendo in giro anche lei, non è per quello. Cioè, voglio dire, prendo per il culo anche lei. Per cui. Ti sei vestito bene? No. Faceva caldo. Erano 8000 gradi. C'era gente che era venuta... Io mi sono messo una camicia e un pantalone corto militare. E già così ho sudato l'impossibile. C'erano quelli che erano vestiti in giacca e cravatta, che sono usciti che erano un lago. Io ho detto, senti, io al mio amico gli ho detto, senti, io ti voglio bene come fossi un mio fratello, però sto cazzo, cioè nel senso, io non posso morire a luglio, cioè voglio dire con 4000 gradi, era all'aperto, non era chiuso, che c'era, era all'aperto, cioè voglio dire, non è proprio, cioè... No, cioè, ecco, nudo potrebbe essere un'idea, anche se eravamo un po' deri in campagna, quindi potrebbe entrarti una zecca su per il culo, per cui potrebbe essere un po' un problema, però comunque sia, ognuno si diverte a modo suo, non è che... No, però per dire, c'è un caldo abominevole, c'è porca troia. Allora, stasera abbiamo ovviamente la nostra seratina a Reddit... Ma prima di cominciare, facciamo questa roba qui, che mi diverte un sacco. Hello there. Facciamo questa roba qua. Grad, grazie per i 5, Martino, grazie mille per i sub, International Trailer, Matt. Cosa preferesti? Scelte impossibili? Vai, facciamo questa qui prima del Reddit, poi cominciamo. Benvenuti su Ictus. Le premesse sono straordinarie. Cosa preferiresti? Benvenuti su Edizione Ictus. Impossibile. Bene, iniziamo. Bene. Preferiresti essere povero ma vivere in questa villa? O essere ricco ma vivere in questa casa? Scusa, non ho capito la domanda, scusami. Sono ricco ma vivo in questa casa. Sono ricco, compro un'altra casa. Non ho capito, scusa. Ma scusa, se sono ricco vivo in un'altra casa, non ho capito, sono ricco ne compro un'altra, non ho capito. Mauro, grazie per l'anno, Valentino, grazie mille per i sub, non ho capito, cioè... Ma vediamo, Ludo, vediamo, penso che esca, stiamo a vedere, vediamo, se non esce me lo analizziamo. Cioè, non ho capito la scelta impossibile... Forse non posso. Ok, allora sono ricco, ma devo vivere per forza in quella casa, cioè sono obbligato a vivere lì, se no me ne vado a vivere in albergo. Rinunciare ai social o rinunciare ai videogame? Ai social. Ah cazzo, però aspetta, no, aiuto. Twitch è un social. Aiuto, aspetta. Twitch è un social. No, non è un social. Ma no, Twitch è una piattaforma di streaming, non è un social. Che social è Twitch, scusate? YouTube è un social? Ma che cazzo dite? Ma no, Facebook, TikTok, Instagram, Twitch è un social network. Ma come? Ma non è vero. Twitch è una piattaforma di streaming, ma come un social, scusatemi. Ma come un social, ma come? Ma da quando, scusate, YouTube è un social? E che cazzo socializzi su YouTube, scusami? Rientra nella categoria social. Allora i videogiochi per forza. Cosa faccio? Non streamo più, vi abbandono. Non posso abbandonare le mie paperine. Ok, allora a malincuore i videogiochi. Se no avrei scelto di tenermi i videogiochi di brutto. Vivere in una navicella spaziale o vivere in un sottomarino? Navicella spaziale, facilissimo. Per quanto sia bello il sottomarino, una navicella spaziale. Buonasera cucciolo, io oggi sono andato ad un battesimo.
e pensiero in prospettivo oggi come i bimbi piangevano a negarli nel calderone del battesimo, lacrime di gioia, lacrime di gioia. Sì, è un bellissimo modo per affogare i bambini quello. Perdere il senso dell'olfatto o perdere il senso del gusto. Sono collegati, zio. Mi stenga, grazie per la sabbatina. E sono collegati. Se non sento, non sento neanche il gusto. Cioè, non è una domanda di merda questa. Scusami, ma è una domanda di merda. Se perdi l'olfatto, perdi anche il gusto. Cioè, non funziona così. Cioè, il gusto funziona perché funziona l'olfatto. Se non hai l'olfatto, non senti un cazzo. Quando mangi fai fatica a capire qualcosa. Cioè, voglio dire, boh, vabbè, allora, se il gusto rimane comunque intatto e non ha senso, l'olfatto, il gusto mi serve. Sì, è Greta Thunberg con l'hamburger davanti, lo vedo. Essere sempre sudato o avere sempre freddo? Avere sempre freddo, no, essere sempre sudato no, odio essere sudato. Odio, la cosa che odio è essere sudati. Però anche avere sempre freddo vuol dire che non ti puoi scaldare. Cioè, sempre freddo. Sempre. Cioè, vuol dire che anche se sei in un forno crematorio hai freddo. Però essere sudato... No, no, no. Essere sudato... No, no, non avere sempre freddo, c'è scritto. Non avere freddo tranne se ti copri. Avere sempre freddo. Però essere sudati mi fa troppo schifo. Mi fa troppo schifo. Mi fa troppo schifo essere sempre sudato. Odio, io odio essere sudato, mi fa cagare. Boh, freddo, perché sudato mi fa troppo schifo. Mangiare solo cibo di mare o mangiare solo cibo vegetale? E questa che cazzo di scelta è? E che cazzo sono io, una capra? Cioè, ma cibo di mare, ovvio. Ma che cazzo di scelta è? Scusami. È ovvio, cioè, solo del gran... cosi lì, spiedoni di gabberi. Avere il potere dell'invisibilità o avere il potere della telecinesi? Allora, analizziamo. L'invisibilità è comoda perché puoi spiare le signorine nude e non ti vedono, quindi è comoda. E puoi anche sequestrarle e non sanno chi è stato, beh, è pratico. Però la telecinesi è buona anche quello perché muovi le cose col pensiero e per la mia pigrizia non è male. Perché posso prendere le cose stando sdraiato sul divano, il che non è male, devo dire. No, grazie per i 24, Palatino, grazie mille. Telecinesi. Avere un jump scare ogni 30 minuti o vomitare due volte al giorno? Sì, mi viene un infarto. Mi viene un infarto. Ma ogni 30 minuti è tipo cronometro, nel senso che... Cioè, no, vomitare mi fa schifo, raga. No, mi fa schifo vomitare. Però ogni 30 minuti non posso dormire, porca troia. Ma muoio, come faccio? Scusami. Vabbè, ma come faccio? Non posso dormire, come faccio? Scusa. Ogni 30 minuti... Sì, ma vomitare due volte al giorno, che schifo, cazzo, dai. Che schifo di merda, porca troia. Ricky, grazie per la sabbatina. Boh, forse la 2. Non lo so, mi fanno schifo tutte e due. La telecinesi è figa. Quando Roberta ha il ciclo con la mente, prendo la cioccolata dalla dispensa e gliela schiaffo in faccia mandandogliela a casa 20 minuti da me senza muovermi da casa mia. Sì, Manuel, ma che telecinesi è? La Madonna, ma no, dai, ma no. La telecinesi deve essere in un range accettabile. Non puoi muovere le cose a 20 km, scusami. E la Madonna, che cazzo sei? Il professor Xavier col cerbero, magari. Ma no, dai. La telecinesi deve avere un range minimo. Non puoi muovere le cose a 40 km, scusami, non è giusto. Passare la tua vita in prigione o perdere la memoria? La vita in prigione. Perdere la memoria vuol dire che hai l'Alzheimer. Vabbè, passo la vita in prigione. Ciao Andrea. Visto che venerdì NN c'ero, che puntate avevi caricato di Spia al ristorante? Non potevo caricarlo. Visto che i tuoi iscritti hanno detto che il video hai caricato ti è stato eliminato in tempo zero. PS. Sono stato promosso con 60 e ora sono finalmente libero. Ah no. Ora questa estate vado al lavoro, no? Libero, grazie per il cibatino. Non mi ricordo, mi sono prima di volte. Vabbè, vado in prigione, dai.
mangiare vermi per sopravvivere o mangiare ragni per sopravvivere. Ma fanno schifo entrambe le cose, devo dire la verità. Devo capire quanti. Ma proprio per sopravvivere, tra l'altro. Ma uno dei due, devi sceglierne uno. Boh, dammi vermi. Guarda com'è contenta. Tarantola. Doccia bollente ogni giorno o cibo bollente ogni giorno? E non posso raffreddarlo. Quel, grazie per i 13, Martino. Cibo bollente è un problema, perché mi devo mettere in bocca ogni volta l'acqua per riuscire a... Cioè, però doccia bollente dipende quanto, zio, quanto bollente, perché a me l'acqua calda dà fastidio. L'acqua troppo calda mi dà un gran fastidio. Quindi dipende quanto, in quanta calda intendi, perché troppo calda mi dà veramente fastidio. Il cibo, non lo so, no, se mi ustiono però vaffanculo, se mi ustiono. Ah, cioè, sì, 100 gradi, vapore, cioè, che cazzo voglio dire? Tanto il cibo si raffredda, no, è qui il trick, è ovvio, no, è qui il discorso. Nel senso che lo mangi bollente, se no grazie, anche l'acqua, riempio una tinozza e vado dentro. Ma non credo intenda piccante, intendo bollente. No, non è piccante, raga, bollente si intende caldo, quindi... Se senti sempre freddo non è effetto, hai ragione anche te, facciamo la combo. Vabbè, dipende quanto bollente la doccia. Bomber, grazie per la sub, Valentino, ma dipende quanto bollente però. Angelo, grazie per i 6. Vincere 1 milione di euro o passare 20 minuti con Gesù? Ma vaffanculo Gesù, dammi 1 milione! Ma vaffanculo... Grazie Bomber, grazie Angelo. Ma vaffanculo Gesù, ma dammi 1 milione! Ma che cazzo me ne fotti? Cosa mi deve dire Gesù? Spirito Santo, vivi, lascia vivere, porgi l'altro cazzo, beati gli ultimi che sboreranno per prima. Ma vaffanculo, dammi 1 milione! Preferisci che esistessero i supereroi o che esistessero i Pokémon? Dipende. Io sono un supereroe? Perché se no non me ne frega un cazzo. Quindi dipende. Se io sono tra questi supereroi, sì. Se no non me ne fotto una sega. Cioè nel senso, se no i Pokémon. Scusami, posso farmi la mia squadra di tipo drago e andare alla Lega, che il capo Lega è Salvini, perché è il capo della Lega. Cioè dipende. Se posso essere un supereroe, supereroe. Se no non me ne fotto una sega. Quindi Pokémon. Essere in grado di cancellare i ricordi che vuoi o avere una memoria fotografica? Ma miei? Cioè i miei ricordi? Ma cosa cancellare i ricordi che vuoi? Ma da chi? Da me o dagli altri? Perché gli altri mi è più comodo. Gli altri è comodo. Cioè nel senso, voglio dire, puoi fare quello che vuoi anche con le signorine, non se lo ricorderanno mai. Ma che cazzo me ne frega? Perché devo cancellare i miei ricordi? È proprio questo, non è neanche un benefit. Cioè, cancellare i ricordi è solo un malus, perché anche i ricordi brutti ti hanno formato, quindi è stupido. Cioè, non ha senso cancellare i ricordi. Cioè, se posso cancellare i ricordi degli altri è più utile, perché vai in banca, prelevi 1000 euro, cancellato, mi dia 1000 euro, cancellato, cioè così. Non so come dire, no, i miei è inutile, quindi memoria fotografica. Mangiare un pesce crudo o mangiare un uovo crudo? Questa mi pare un po' banale, cioè, qual è il problema, scusa? Sono entrambi valide se le prendi biologiche, cioè nel senso... Se le prendi dagli allevamenti giusti vanno bene tutte e due. Io ho mangiato sia uova crude sia pesce crudo, però da luoghi in cui sapevo non c'erano malattie e vermi, cioè dipende, non mi sembra niente di... Tutte e due se ad allevamenti giusti. Romperti il naso o perdere un dente frontale? Mazza. E a me fa più male il naso, però dipende come ti viene dopo, eh. E dopo ti devi operare se ti viene il naso sbilenco, eh. Il dente te lo porco Dio! Il dente te lo puoi mettere artificiale, eh. Ti puoi mettere un ponte, un dente fisso che rimane lì. Il naso sfondato, il problema è che
dopo ti devi operare se ti viene sbilenco. Che male il dente. Ah, c'è il naso. Ma Andre, che male il dente. Ah, beh, il naso invece è una passeggiata. Cioè, il naso, voglio dire, all'acqua di rose, proprio un naso sfondato. Allora, mi son tagliato una pellicina, un naso sfondato. Ma sì, è roba da ridere. Boh, allora, dipende come mi diventa il naso dopo e dipende come. Però sarebbe, boh, non lo so. Oddio, non ho idea. Sono 50-50 qua. Qui mi sa che passo, non lo so. Perché dipende, dipende anche dal metodo, quindi... Dipende da come, cioè, devi dirmi come. Essere teletrasportati 1000 anni nel passato o essere teletrasportati 1000 anni nel futuro? Ma che cazzo stai a dire? Ma che domanda è questa? 1000 anni nel passato? Con la gente rincoglionita che pensava che i gatti neri ti mandavano alle macumbe, se dicevi domani piove l'inquisizione ti piantava un palo nel culo e ti apriva alle spine dicendo che sei un eretico. Ma che cazzo stati? Ma nel futuro, ma che sei fuori? Voglio vedere com'è il futuro, voglio vedere come va avanti la specie umana, colonizzazioni di pianeti. Ma vaffanculo il passato, che tutti dei trogloditi. Donare 1 milione di euro in beneficenza? No, passiamo alla prossima. O dividere 50.000 euro con la persona accanto a te? Visto che non ho nessuno accanto a me, scelgo la tua. Sì, grazie per i 5. 1000 anni indietro o nel futuro è sempre tutto una merda. Non ho 1 milione di euro e non ho nessuno accanto a me, quindi dividere 50.000. Easy, non c'è... Perdere l'accesso a internet per sempre o perdere una gamba? Cocomerino, grazie per gli 8, Palatino. E qua non è una scelta facile, raga, perché internet comunque è il modo di comunicare di oggi, cioè non è una cosa così... Da dove la perdo? Sono propenso per la gamba, ma da dove la perdo? A che altezza? Devo sapere a che altezza per decidere, sennò... Mangiare solo cibo salato o mangiare solo cibo dolce? Questa per me è pesante, perché a me piacciono tutte e due, quindi... Salato, solo perché c'è più varietà, non per altro, cioè... A me piacciono un sacco i dolci, però salato c'è i primi, c'è i secondi, i contorni... C'hai carne, c'hai pesce, pasta. Cioè, i dolci, per quanto mi piacciono, sono molto... Sì, lo so, però la varietà è più ridotta. Cioè, nel senso, quindi mi mancherebbero un sacco i dolci, però salato. Commentare il giorno del vostro compleanno o lasciare... Ma vai a cagare. Sini, o sta... Eh? Stare in una casa con dei clown assassini o stare in una casa con degli zombie? Zombie, direi. Inz Riccardi, grazie per i 25, Valentino. Direi zombie, ma perché i clown assassini sono intelligenti, gli zombie no, cioè nel senso... È tutto lì il discorso. È perché gli zombie sono scemi, quindi gli zombie pian pianino, se non fai dei disastri, li ammazzi uno per uno con una botta in testa. E gli zombie sono più gestibili, esatto. Solo per quello, non per altro. Vabbè, ero dipende da quelli zombie, però. Non si presenti nessuno al tuo matrimonio o non si presenti nessuno al tuo funerale? Al funerale? Che cazzo me ne frega? Sono morto, cioè non è che me ne accorgo, cazzo me ne fotte. Cazzo me ne fotte, scusami. Se da tanto non è che mi rendo conto di chi ci sia, che cazzo me ne fotte a me. Cioè voglio dire, non è che penso non è arrivato nessuno, cazzo me ne fotte, funerale. Ma se non si presentasse nessuno in generale non mi dispiacerebbe. Ma è triste, sì, per i vivi, però, non per te. È triste per i vivi che guardano, a te cazzo te le foto. Non lavarti mai più i denti o non lavarti mai più i capelli? Sì,
io c'ho un problema, che se non mi lavi i capelli al massimo divento pelato, se non mi lavi i denti mi esplode la bocca, mi vengono 2000 carie e muoio di setticemia, cioè nel senso cioè, è un problema. Qui non è neanche una questione di gusto, è una questione di utilità, cioè nel senso è una questione di praticità, cioè, nel senso io amo i miei capelli, però non posso neanche avere in bocca delle carie che mi fanno morire, cioè vabbè, capelli, i denti mi servono. Vabbè, ma come faccio? Cioè? Essere lasciato nel mezzo del deserto o essere lasciato nel mezzo dell'oceano? Su cosa? No, aspetta, perché qua... Su che cosa? Nell'oceano su cosa? Su una zattera? Su una barca? Su un pedalò? O senza niente? A mollo? Su cosa? Su una barca. Preferisco l'oceano anch'io. Mi piace più il mare. Detto ciò, in entrambi i casi rischi facilmente di morire, perché se non sei a distanza vicina di qualcuno, cioè se non sei a portata di qualcosa, muori in entrambi i casi. L'oceano è solo un deserto d'acqua alla fine, quindi non è che... Acqua che non puoi bere, tra l'altro. Quindi voglio dire, sulla barca non è della roba per distillare, comunque è l'oceano. Ma oddio, Ludo, dipende. Dipende dove stai. Nel deserto, col caldo che tira, in un paio d'ore sei morto, O se non sei morto, stai male. Col quello che sudi, col caldo che tira, se non bevi in 2-3 ore, non dico che sei morto, ma sei agonizzante. L'oceano, magari duri un filo di più, però... Essere ricoperto da serpenti o essere ricoperto da ragni? Non me ne frega un cazzo né dell'uno né dell'altro, però se devo scegliere, dipende, se non sono mortali, serpenti. Non è che mi darebbe particolarmente fastidio nessuna delle due, però serpenti direi. Essere l'ultimo uomo sulla Terra o essere il primo uomo su un nuovo pianeta? Essere il primo uomo su un nuovo pianeta, ma che cazzo, subito, cioè porca troia, passare alla storia. Il primo uomo che è andato su un nuovo pianeta, subito. Tanto non c'è scritto che devi vivere su quel pianeta, C'è scritto il primo uomo su un nuovo pianeta, non è detto che devi, non c'è scritto devi stare lì. Quindi vaffanculo. Serpenti, bravo, anch'io dico serpenti con questo. Essere cieco o essere sordo? Sordo. La vista è troppo importante per me. Essere bruciati vivi o essere divorati vivi? Mi piace che abbia messo l'orso. Credo bruciati, perché muori più in fretta. Essere divorati vivi, c'è la possibilità che l'agonia vada avanti per ore. E non è bello stare vivi per ore mentre c'è qualcosa che ti sta smembrando. Vuoi essere bruciati vivi, vai avanti poco, perché una volta che sei... Cioè, quando cominci a bruciare non ci vuole molto, perché le cellule vanno tutte a fanculo e muori, Vai in shock anafilatico che muori. Quindi direi bruciati vivi, perché divorati può essere una roba che va avanti per ore e ore, Dipende da chi. Mangiare cibo di scuola per sempre o mangiare cibo di microonde per sempre? No, quella è la differenza. Qual è la differenza esattamente? Il problema è che cibo di scuola, questa roba americana però. Questa roba americana, perché noi alla mensa ce l'abbiamo alle elementari, poi dopo chi cazzo, cioè... Ma raga, il cibo del microonde fa schifo però, Cibo in microonde dopo un po' fa schifo, Almeno a scuola ti possono cuocere delle robe in padella. Sono giuste, grazie per i 4, Palatino. Poi magari scuola italiana. A me non dispiaceva la mensa delle elementari, non è che era una roba incredibile, o la mensa dell'asilo. A me non è che... Non è una roba straordinaria, Però la mensa dell'asilo a me non dispiaceva, io mangiavo volentieri, Quindi... Poi io voglio dire, non paghi, mangiare cibo di scuola per sempre, mica pagherai, te lo daranno, quindi... Microonde la roba fa un po' cagare, quindi... Non lo so. Dite voi, magari qualcosa microonde, magari alcune cose microonde vengono pure bene, però... Boh, scuola. Vincere 1 milione di euro ogni volta che finisci una maratona
passo perché non finisco maratone. O vincere un euro ogni volta che fai un passo. Che cazzo dici? Ma è ovvio, cioè un euro ogni volta che faccio un passo. Ma che cazzo stai a dire? Cioè, bisognerebbe 10.000 passi li fai easy, raga, eh? 10.000 passi al giorno sono un'ora e mezza di camminata, un paio d'ore di camminata, eh? Ma easy, cioè ti fai un paio d'ore di camminata al giorno, ci riesce chiunque che non sia 300 kg e ti sei fatto 10.000 euro. Ti fai 10.000 euro al giorno per fare un paio d'ore di passeggiata. Al mese sono 300.000 euro al mese. Cioè, sono 3 milioni e 600.000 euro all'anno per fare un paio d'ore di camminata. Ma che cazzo dici? Ma camminata, scusi. Ma è ovvio, cioè, ma scusami. Raddoppiare il tuo quoziente intellettivo o raddoppiare i soldi che hai ora? Allora, se io raddoppio il mio quoziente intellettivo, però divento un alieno perché mi esplode il cervello. Già sono un troppo intelligente così. Voglio dire! No, allora, dipende. Dipende. Perché se raddoppio il mio quoziente intellettivo, penso che vado circa a 300. Quindi... credo che riuscirei a snocciolare i misteri della fisica dell'universo. Dipende. Raddoppiare i soldi che ora è utile fino a un certo punto, perché cioè non è che sto comprando casa, quindi fate la sub, vi prego. Quindi non è che quindi non è che, cioè, nel senso, però raddoppiare il qui non è male, perché alla fine cioè ti assumono al CERN, diventi milionario, nel senso, vedi, boh, dico raddoppiare il qui, vai. Avere caramelle al posto dei denti o avere spaghetti al posto dei capelli? No, caramelle al posto dei denti, zio, che cazzo, cioè mi mangio i denti. Caramelle al posto dei denti, mi mangio i denti. Spaghetti al posto dei capelli, oh, se sono spaghetti dorati, carini. Cioè, raddoppio il chi e poi con quella intelligenza divento miliardario. Grazie amici, ma... cotti, perché spaghetti cotti, se sono pasta carina, sembra quasi che hai tipo una bellissima parrucca, quindi... spaghetti, vai. Li puoi anche pucciare nel sugo e te li mangi. Ma sono pelato, adesso non più. Se vuoi gli spaghetti, vengo in spaghetti. Salvare un orfanotrofio da un incendio o mostrare la tua cronologia alla tua famiglia? Uso la navigazione in incognito, stronzo. Quindi salvo un orfanotrofio da un incendio. Facile, facile. Si tratta di... dobbiamo essere altruisti, ragazzi. Dobbiamo essere altruisti. E non lo sto dicendo solo perché la mia cronologia è cancellata o non c'è. Quindi, assolutamente un orfanotrofio. Ci mancherebbe altro. Perdere il 20% della tua intelligenza? No. O perdere il 40% della tua ricchezza? Quello, pazienza, li rifaccio. Perdo il 20% del mio QI, rimango comunque più intelligente di Mario Sofia, ma... diventare migliore amico di Mr. Beast? Ma che cazzo me ne frega? O diventare CEO della Apple? Ma che cazzo di domanda è? Ma sei scemo? Ma che cazzo di domanda è? Ma CEO della Apple? Ma che cazzo stai a dire? Ma che cazzo me ne fotte di Mr. Beast? Ma che cazzo me ne fotte di Mr. Beast? Ma vaffanculo, ma divento CEO della Apple, divento milionario! Ma che cazzo stai a dire? Non è che hai detto avere i soldi di Mr. Beast, che lì cazzo uno ci pensa e dice porca troia. Cioè, vaffanculo, ma CEO della Apple! Ma che cazzo di domanda è? Grazie per la visione. Sì, alcune erano carine, altre erano una stronzata inenarrabile. Allora... passiamo al nostro... hai scorrato molto oggi, questo è un checkpoint. Lascia un messaggio agli esploratori futuri. Cioè, proprio la musica più sbagliata per un video che dovrebbe essere di relax. Cioè, proprio... la musica più sbagliata, cioè la musica di un boss finale di Bloodborne hai messo, cioè proprio la musica più sbagliata, voglio dire, lo so io, cioè proprio quella che avresti, quella avresti usato, avrei scritto Suka probabilmente. Chi ha combattuto la seconda guerra mondiale? Il Giappone, la Germania, Maurice e l'Italia. Lo so, Maurice era forte, peccato che nel fronte occidentale Maurice sia stato deflagrato dai sovietici, però era bravo comunque, nel senso, cioè, aveva una buona potenza aerea.
finalmente l'aereo con aria porno. Nuovo aereo con aria solo per adulti e accesso vietato ai minori. La compagnia per viaggi tranquilli e rilassanti. Allora, a me sta pure bene, però mi devi mettere i carnacci, se no... Cioè, è un'area solo adulti, i pornazzi me li metti, scusami. Mettiamo un po' di pornazzi, mi dai anche, non so, una sorta di copertura così mi seguo anche lì sotto, voglio dire, le hostess sono delle spogliare lì, cioè, nel senso, whisky, sigari, nel senso, a me così va bene, non è che non mi lamento, quindi i bambini dietro a giocare con i pre... Ti si rizza l'altra quota e ti esplode, per la pressione ti salta a parare il cazzo, voglio dire. Questo l'abbiamo già visto. Arrosto Dio sui. Arrosto Dio suino. Lo prendo. Ci sta. Lo prendo, grazie, grazie. Anche se Dio suino, queste inutili ripetizioni. Allora. Lo prendo. Me ne dia, per favore, 3-4 betti, per cortesia. Non ti lasciano più neanche fare il tuo lavoro. Salve signora, vengo a nome del governo. Ma chi è? Non so se ha sentito parlare del calo delle nascite in Italia, no? Quindi la Meloni ha deciso di combatterlo e sono stato assunto per mettere incinta un po' di donne. Quindi mo se mi fa salire io le do due colpi, poi lei mi mette una firma e me ne vado. E se io adesso chiamo la polizia? Va bene signora, se vuole facciamo la gangbang, però poi non so se mi pagano la prestazione. Poi dicono che fare il dipendente statale è una passeggiata. Vabbè, si stava come... ti immagini se in un futuro esisterà veramente come lavoro l'ingravidatore di donne? Ti immagini? Il tuo unico scopo è ingravidare le donne, proprio, cioè quello devi fare, devi girare e ingravidare le donne. È quello. Il problema è che non sai mai chi ti capita a tiro, capito? Non sai mai chi ti capita, è un problema. Tu lo fai volentieri, però dipende chi ti capita, non è semplicissimo. Metti che ti trovi una che è. Bravo Polpo, lui è il nostro amico, il Polpo, un animale dalle mille risorse. Oh no, Polpo, quello è uno squalo bianco, difenditi usando il tuo inchiostro. Bravo Polpo, ora sei salvo, lo squalo non è più così bianco, haha. Che è la polizia sottomarina, che succede? Sono in live, baby, dopo ti rispondo. Che è la polizia razzista sottomarina. Il pellicano, il predatore alfa. Qui più che un pellicano vedo una ragazza che non tromba da almeno 6 mesi in cerca di pescioni da ingoiare. Però... E io almeno, io ci rivedo questo come immagine. Cioè la tua ragazza in Erasmus che ti dice stai tranquillo, non ti preoccupare, non ti tradirò assolutamente. Però... Qui vediamo un pellicano che prova a mangiare un gatto. Ma i pellicani sono un po' dementi, però. Perché prova a mangiare un canguro, scusa? Un il cane prova a mangiarsi un il cane prova a mangiarsi il pellicano. È un Inception, praticamente. Qui prova a mangiarsi un capibara. Vabbè, qui in realtà questo potrebbe anche mangiarselo, il piccione. Raga. Qui prova a mangiarsi un altro pellicano, because why not? Qui un orso. Qui un altro gatto. Qui un capibara. Allora, Dark, grazie per i 3 simpatino. Allora, mi sa che il pellicano non ha ben chiaro un paio di cose. Mi sa che il pellicano è confuso. Non ha capito come funzionano. Oh, magari pian pianino, passettino passettino, con calma, però... Vabbè, qui un bambino ci sta, in Cina si mangia da sé da spesso. Qui un pellicano è stato arrestato per aver mangiato il bambino di prima. Meno rom più rum. Ma che cazzo sto guardando? Questo è il giorno in cui avete quasi eletto il capitan Jack Salvini, praticamente. Io comunque oramai ho fatto, cioè, per me potrebbe pure essere reale questo post, perché oramai, voglio dire, cioè, nella pagina della Lega si sono dati talmente tanto alla pazza gioia che, voglio dire, potrebbe pure essere questa roba qui, non è che...
Copenaghen è il negozio di paperine da Kevin, ma c'è anche a Bologna, sai? Coccarine! Qua faccio shopping paxerello. C'è a Bologna il negozio di paperine comunque, anche qua vicino in centro, vicino alla stazione. A posto dei 14 anni... Ho 30 anni e ho un rapporto con una minorenne. Cosa rischio? Ah, allora, prima di tutto di prendere le botte dal padre, quindi devi stare zitto. In secondo luogo, ricordati la prassi. Non mi aveva detto che era minorenne, ma mi aveva garantito che aveva almeno 18 anni. Io non potevo saperlo, non ero in grado di intendere e volere perché eravamo un po' bevuti. Diciamo che la situazione ci è sfuggita di mano. Questa è la scusa base da utilizzare, mi raccomando sempre. Poi se ti diranno, ma l'hai presa fuori dall'asilo? Non sapevo. Ciao Andre, porterai se pensavo Kingdom, fosse una diciottenne bassa. Non so perché mi censura il nome completo del gioco. Pensavo avesse 18 anni ma soffrisse di nanismo cronico. Io che cazzo ne so. Poi, come facevo a sapere che in quel biberon non c'era della vodka, c'era il latte, scusa. Grazie, vicino, Martino, potrebbe essere un'idea, sai. In questo caso è centrale capire l'età che ha la minorenne, perché c'è una presunzione in base all'età della consapevolezza nel dare il consenso ad un rapporto. Sicuramente diventa reato, quindi violenza sessuale, nel momento in cui la minore non ha ancora compiuto 14 anni o... Se ha 16 anni, ma la persona con cui ha il rapporto è un discendente, un ascendente, un genitore, un convivente, una persona che in qualche modo avrebbe una posizione di tutela e protezione Luca, di questo, grazie di questa persona. Valentino. Una cosa importante che va sottolineata è che l'ignoranza sull'età della minore, che può sembrare più grande, non discrimina la condotta. Ho lasciato, vostro onore, ho lasciato il gas acceso, devo andare a casa. Hello there. Spegnere il forno. Basita, grazie 17, Valentina, grazie mille. Sì, allora, signor giudice, a mia discolpa posso dire che sono ipovedente, non vedevo bene. Ah, non la vedevo bene in faccia, vostro onore, perché a pecora non si vede bene la faccia, capito? Quindi non potevo valutare dalla nuca che avesse... Era difficile. Diventa invece importante poter dimostrare di aver cercato di capire l'età vera della ragazza, qualora, per esempio, questa abbia fornito documenti falsi e quindi fatto credere che si trattasse di una persona maggiorenne. Le informazioni di questo video sono puramente generiche. Per ogni caso specifico è opportuno rivolgersi al proprio legale di fiducia. Mi raccomando, quindi se volete fare cose con minorenni, tenete a mente, sono tutti i suggerimenti. Si identificava in un maggiorenne, non possiamo mica discriminare, voglio dire, bravo, bella strategia. Ragazzi quindicenni bianchi occidentali. Io faccio una battuta vagamente razzista. Vabbè, un po' è vero, vabbè. C'è un po' la mania di offendersi per gli altri, però vabbè, un po' è vero, c'è un po' la mania di offendersi al posto degli altri senza chiedere se gli altri si siano effettivamente offesi, però. Come gli Stati Uniti sono diventati la capitale della pizza. Ma allora... Io ho i miei fortissimi dubbi, te lo dico, io ho i miei fortissimi dubbi, con tutto il bene del mondo, ma guarda, no, anche perché la pizza con l'aglio, cioè, direi di no. Toccato il fondo, due giovani si calano i pantaloni davanti a una donna e si iniettano la droga nel pene. Ma che cazzo vuoi, mica ha molestato la donna, si stavano drogando sul cazzo, non ho capito, che cazzo vuoi, scusami se... Adesso, cioè, ma chi se ne frega? Ma che lì mica fregava niente la signora? Volevano drogarsi sul cazzo? Io non ho capito. Sempre sta mania di voler essere, cioè, discriminato. Non ho capito, scusami. Mica cago la signora, cioè. Io sono qua per farmi la droga nel cazzo, mica per molestare la signora. Io non ho capito, scusami. Toccato il fondo della siringa, esattamente. Leggi il titolo. Pizzaioli. L'ho letto. Non so come commentarlo. Fear, because Catwoman is here.
Così è come mi immagino Nala, vedi? È Catwoman, però quel gatto è Nala. Vabbè, non è che tutti i gatti sono magri, eh. Cioè, adesso, che cazzo, cos'è sta discriminazione, scusatevi? Adesso, perché secondo la vostra visione errata della vita, i gatti devono essere magri? Ma perché? I gatti sono tutti obesi, adesso per voi il gatto è magro. Io non ho capito. Che cos'è? I gatti sono tutti grassi, che questa roba rappresenta in maniera realistica i gatti domestici della gente. Quattro notizie assolutamente vere. Mafia appalti. Bob l'aggiusta tutto indagato per associazioni... Lo sapevo. C'aveva la faccia di uno che collaborava con l'Andrangheta, lo sapevo, l'ho sempre saputo. Vuoi vedere il mio strumentopolo misterioso? Così Topolino ti scava minorenni. Così è come io adesco le minorenni, non Topolino, scusami. Spaccio internazionale di sostanze dopanti. Arrestati i noti volti della televisione. Ma si vedeva anche che gli era andato male al cervello. Che... Stuart Little indagato per la strage di Campania. Quando dicevano c'è una talpa, c'è un ratto tra di noi, eccolo, vedi, era lui la spia, lo sapevo. Peccato che l'abbiano indicato così tardi, ma era lampante. Tipo subito. Cioè... Cosa faresti se il padre della tua ragazza ti dicesse prendi questi 5 milioni di euro e lascia stare mia figlia per sempre? Prendo 5 milioni di euro e vado via con la figlia in vacanza e scappo mettendo i soldi in un conto estero senza dirgli dove vado. Oh, io farei così, farei prima. Cioè, prenderei i soldi e me ne vado via, cazzo me ne... me ne vado via con la ragazza, cazzo me ne frega. Trasferisco i soldi in un conto corrente estero e me ne vado via con la figlia a vivere a spese del padre. Così la praticità è subito pratica, così. Allora. Ma non credo che accetterei, sai... Ma non credo che accetterei, ma non accetterei solo perché sono... Anche per una questione di infantilità. Mi dà fastidio che mi si dica quello che devo fare. Non credo riuscire a accettare i 5 milioni, per una questione di principi. Mi dà proprio fastidio. Mi irrita che una persona mi dica quello che devo fare. Quindi o faccio così, oppure no, vaffanculo. Solo per fare il bastian contrario. Apposta. Per fare il bastian contrario. Commentate voi. A few moments later. Signora, però, anche lei, con tutto il bene del mondo, cioè, voglio dire, se ha la massa di Saturno, cioè, non dovrebbe buttarsi in un luogo con una bassa densità, perché sappiamo cosa succede alle cose che hanno un'alta densità se messe in un posto che hanno bassa densità. Cioè, voglio dire, dovrebbe anche capire che, cioè, nel senso, con tutto il bene del mondo, però, insomma, si è affiondata, cioè, voglio un totano. In questo bar non è permesso l'ingresso a chi dice ehi bro, grazie al cielo, ditemi dov'è, ci vado a bere io subito. Non so cosa sia, l'ho trovato su TikTok. Ti si è incastrato il pungiglione! Ah, il nostro unico strumento di difesa è anche letale per noi api, ma Dio ci odia così tanto! Bravo, hai capito, vaffanculo api. Vaffanculo me, ma vaffanculo tu! Abbiamo appena visto Dio che manda a fanculo e fa botte con un'ape, mi piace. Mi piace. Mi piace. Ma poi è letale specialmente per gli uomini, perché abbiamo la pelle abbastanza spessina per le api. Giusto una rasatina ai lati. Il bar... Sì. Devo dire abbastanza accurato, in effetti, sì. I barbieri hanno questa capacità di capire un metro invece che un millimetro, quindi... Aia, no, tranquilla, penso sia l'uomo di sabbia, quindi non penso sia fatto niente. Può Gesù... mettere nel microonde un burrito. Può Gesù mettere nel microonde un burrito così caldo che non può mangiare? Ma che cazzo? Non devo dormire, mi servono risposte. Ma che cazzo di domanda è? Ma che domande sono queste? Ma che cazzo di domanda? Vabbè, secondo me sì, comunque. Ma io dico di sì. Allora, mettere un burrito nel microonde è abbastanza facile, non serve Gesù. Mangiare un burrito così caldo che nemmeno lui riesce a mangiarlo, secondo me sì. Però la negazione della domanda, cioè non, hai già detto che non può mangiarlo, quindi come fa a mangiarlo se non può mangiarlo, scusami?
Cioè, però secondo me potrebbe tranquillamente. Trasforma l'acqua del burrito in vino e poi di nuovo in acqua e con questa trasformazione raffredderà tutto e via. Questo abbiamo già visto. Chucks, grazie per i 20, Palatino, grazie mille per i sub. Perché Gesù? Ma dai, non mi dire che tu con i tuoi amici non hai mai fatto queste discussioni filosofiche d'altissimo livello. Tipo, Gesù potrebbe sollevare il martello di Thor? Sì. Alcuni dicono no, io dico di sì. Gesù potrebbe sollevare il martello di Thor. Beh, scusa, perché... sì, potrebbe, scusami. Chi è più puro di Gesù, scusami? Chi è più puro di cuore di Gesù? Gesù potrebbe sollevare il martello di Thor. Quindi, nel senso, è così, sono queste le discussioni che si fanno, voglio dire. Oppure, se il martello di Thor è in ascensore, è l'ascensore che ha sollevato il martello di Thor? Quindi l'ascensore può sollevare il martello di Thor. Se metti il martello di Thor nello spazio e un pianeta ci sbatte contro, il pianeta sta spostando il martello di Thor. Quindi il pianeta è degno. Sono queste le discussioni che facciamo. Sono queste le discussioni che facciamo noi. Ma ti droghi? No, sono un po' nerd, tutto lì il problema. Non è che... niente di... Ti amo da morire, vuoi stare con me? No, mi dispiace, sono fidanzato con Alessandro, ho scoperto che sta... e voglio stare con lui per i prossimi 4 anni. È morto. Vabbè. Quanto, c'è da dire che quantomeno è persistente, nel senso... Vabbè, c'è da dire che comunque non molla, comunque, non ha mollato. Ha fatto passare 4 anni, ma non ha mollato la presa, quindi... Uno chiede, e poi dopo... uno continua. Non dite mai più signorina. In che senso, scusi, io lo dico sempre signorina. La signorina Pink Devil Lady... a parlare di cose non inerenti. Scusa Alessandro, tu che sei uno streamer tanto famoso, perché ti rivolgi ad una donna? Perché ti rivolgi ad una donna chiamandola signorina? Fermo Alessandro, perché ti rivolgi a lei chiamandola signorina? Perché? Che cosa c'è di male? Scusa. Per quale ragione, signor? Ma io ti ho chiamato signorino, Alessandro. Ma che cazzo c'è? Ma che cazzo c'entra? Ma signorina è un modo carino per dire... Non ho capito! Sono confuso! In che senso? Perché? Cosa c'è di male? Che cosa c'è? Non lo so! Ma penso... Io pensavo fosse un modo carino per chiamare una donna, signorina. Pensavo fosse un modo carino... Perché signora è vecchio! Cioè, signora sa di vecchio! Signorina... Sandro... Ma io ti ho chiamato signorino. Grande Giovanna. Barro, ma io ti ho chiamato. Maledino. Cos'è questo atteggiamento sessista, Alessandro? Dare ad una donna della signorina. Ah sì, è sessista. dire signorina è sessista. Non lo sapevo. Io non lo sapevo. Io pensavo fosse un modo gentile di chiamare. Ma come è sessista? Ma che cazzo? Ma da quando, scusa? Ma sai da quanti anni non è più in uso il termine signorina? Ma non è vero. Ma che cazzo dici? Ma non è vero, ma che cazzo dici? Ma non si usa anche adesso, signorina? Ma che cazzo stai a dire? Ma quando vedi una che non conosci, sei giovane e dici signorina. Cazzo dici signora? Vedi una di 20 anni e dici signora. Ma che cazzo dici? Ma dici signorina, ma che cazzo... Brava okay, Alessandro. Brava Giovanna. Alessandro, tu sarei pure... Guarda, Alessandro, potresti essere Andrea, mio figlio. Andrea, oggi stavo andando da mia nonna e un ragazzo di colore voleva flirtare con me ed io in 0,02 secondi gli ho detto sono Lella, se vuoi andiamo a donne insieme. Beh, poteva comunque essere una valida proposta. Quindi mi dispiace anche approcciarmi anche il mio in questa maniera. Anni. Ok, allora Alessandro, ascoltami bene. No, devi essere streamer. No. Che cos'è questa convention di pazzi in culo? E cos'è questa convention di malati mentali? Ma qual è il problema? Sa che signorina, io mi perdo dei pezzi, ragazzi, ogni tanto cambio. Andres è sessista. Sì, ma non c'entra niente con...
c'entra con col discorso. Comunque, tanto io non è un problema, che tanto continuerò lo stesso a parlare come mi pare, però nel senso, boh, cioè... però non è più l'Elmore Pass dopo, te lo dico. Non è più l'Elmore Pass, lo so, però non è più l'Elmore Pass, quindi non va bene. È un pregio che... Povera Ludo, che perché? Cerco la battuta più politicamente scorretta del web. Ma il bello è Cher lui, che ha lo stesso nome mio. NN ha parlato. Ha fatto solo lei. They call a lesbian on fire. Come si chiama una lesbica in fiamme? Oddio, la sapevo, non mi viene più in mente. Oddio. An LGBBQ. Non era quella, però era la nostra era la nostra stronzata vecchia, la LGBBQ. Ma questa era una roba, una cagata che dicevamo noi 20 anni fa, la LGBBQ. Pensavo, spiegate, la salsa BBQ è una salsa che si mette sulla carne grigliata. Secondo me l'ha conquistata. Sì, anche secondo me, però, nel senso... Ammazza, dire, ammazza che potenza muscolare devastante, fa la corda con un bilanciere. Sì, la fica è tua, non preoccuparti, l'hai già conquistata. Cos'è SpongeBob Lion? Dov'è SpongeBob? Ho un vecchio video, quindi ho molta paura. Dov'è SpongeBob? Ah! No, non è. Che? Ah, eccolo. Ricco. Stavo dicendo ricco, sei ricco. Cioè, SpongeBob, quanto sei ricco, pieno di soldi, è ricchissimo, ricchissimo, stavo dicendo, ricchissimo, ovvio, ricchissimo, straricco, ricchissimo. No alle intolleranze. Sono un ritardo. Ma che succede, piccolo? Non hai soldi per comprarti il gelato? Ce li ho, ma sono intollerante al lattosio. Non posso sopportare l'intolleranza. Devi dare a questo squisito gelato lo stesso rispetto che daresti a tutti i cibi senza lattosio. Dio benedica l'America! Ma il mio medico dice che... Ho detto Dio benedica l'America! Che stronzate i Simpson. Oh! Chiamate il numero sul mio braccialetto! Qualcuno porta il braccialetto? Chi è il tuo fidanzato? Dottor Osterberg. Hello there. È giusto, non bisogna essere intolleranti nei confronti del lattosio. Il lattosio non vi ha mai fatto niente di male. Ali, grazie per i 26. Martino, grazie mille. Questa intolleranza nei confronti del lattosio non è accettabile. Sasso, grazie per l'anno, Valentino. Siete il futuro della vostra nazione, italiano mitico per aver finito gli studi. E fai anche bene, direi. E fai anche bene, direi, ma proprio tranquillamente. 2024, ragazzi. Ah. Maldive, la ministra per l'ambiente e l'energia, Fatima Sanzare, è stata arrestata con l'accusa di aver praticato magia nera sul presidente. Mischia, fino a 6 mesi di detenzione. Ma che cazzo dici? Ma che cazzo stai dicendo? Dammi, grazie per 24, Fatti. Ma che cazzo dici? Ma lei ha praticato magia nera sul ministro degli esteri. Lei è in arresto. Grazie, Dammi. Lei ha praticato magia nera sul segretario al gabinetto. Dobbiamo arrestarlo. Porca troia. Le Maldive sono rimaste a... 400 anni fa. Cade dal bus e va in ospedale. Appena dimesso dal pronto soccorso, viene investito da un altro pullman. Sentiamo, ma sta... Ponete fine alle sofferenze di sto tizio. Fatelo se... Ponete fine alle sofferenze di sto povero Cristo, porca puttana. Cioè, che cazzo! Io, perché non ho stretto alcune amicizie quando ero all'università? Sempre io all'università appena finiva... Beh, ovvio.
Il cazzo è che rimane all'università? Al massimo ti vedi con gli amici di corso per studiare, però nel senso, cioè... POV, i terapeutisti quando vedono l'intro dell'Universal. Che stronzo. Vabbè, studiare, nel senso... A volte si studia, a volte si studia, a volte si sturomba. Diciamo che una volta finito di sturombare, si studia ancora, poi si trudia, pure si stromba. Anche perché se non te lo fai all'università, voglio dire, questo l'abbiamo già visto. Ora che è iniziato il campo, questo l'abbiamo già visto, le mie battute quando avevo 13 anni. Butter. Lo stai per far volare dicendo butterfly? Butter. Butterfly. Ma vedete, ci avete fatto caso che farfalla in inglese vuol dire burro volante? Ma perché la farfalla la chiamano burro volante, scusami? Oppure anche nei Pokémon, butterfree, burro libero. Ma perché un Pokémon si chiama burro libero? È il Pokémon di Giorgione, scusa. È il Pokémon di Giorgione. Butterfree, però si chiama Butterfree. Quindi vuol dire burro libero. Cioè, nel senso, voglio dire, Giorgione è il suo Pokémon, cioè... Perché è morbida. E quindi si chiama burro volante perché è morbida, capito? Anche la fagiana è morbida, ma io non è che la chiamo burro. Cioè, voglio dire, non è che vado alla ragazza a dirgli dammi il tuo burro, cioè... Questo cane è preso il momento patriottico. Secondo me è imbalsamato, ha avuto un ictus sto cane. Lo vedo un attimo paralizzato comunque. Burro mosca. È tutto così. Tra l'altro non ho visto la partita, mi hanno detto che abbiamo preso due pere dalla Svizzera. Mazza che tristezza ragazzi, porca troia. Io le partite degli europei non le sto guardando, sto vedendo i risultati. Però pensando a me, che tristezza, porca troia. Già il pareggio con la Croazia al 99esimo, ma poi con la Svizzera. Ma dai, la Svizzera. Ragazzi, la Svizzera. Io non sono esperto di calcio, ma la Svizzera è forte, la Svizzera. Scusa. Ora, io di calcio non capisco un cazzo, Ma la Svizzera è forte. La Svizzera. Avessimo perso, non so, dalla Spagna, non so, dalla Germania. La Svizzera. Noi facciamo schifo. Dalla Svizzera, beh, sono d'accordo. Il penna cavatappi del germano reale. Ma sì, ma guarda che è comodo, eh. È pratico. Anche perché io spesso svito le bottiglie col germano reale. Cioè, nel senso, io prendo un germano reale, li tiro fuori il cazzo, e lui svito la bottiglia, lui fa qua, 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 e prendiamo... Svito la bottiglia. Anche perché le fiche delle germane reali sono a forma di tappo. Quindi lui... Quanto sarebbe bello... Quanto sarebbe bello avere il cazzo a forma di cavatappi. E la signorina avessero dei tappi nelle vagine, che tu metti il cazzo, giri... Sì, esatto, stappano le signorine. YouTube quando non esisteva il Family Friend. Guardate, non ha che tenta di battere le mani. Batti il 5. Mi ha fatto salire. Perfetto, ragazzi. Sento l'adrenalina che mi scorre quando vedo il clown. Ma mi sale anche il nazismo. Guardate, non... Ma quello, questo lo dico anch'io adesso, perché cioè, mi sale il nazismo. Vabbè, ma perché cioè, è un modo di dire. Non è che... Non è inneggiare al terzo raggio, è un modo di dire. Cioè, ogni tanto lo dico, mi sale lo Stalin, mi sale il nazismo, mi sale il Tuco Salamanca. Cioè, nel senso, Dinamo, grazie per i 26, Balatino, grazie mille per i sub. Che strane città. Vabbè, quello che lo sto dicendo è nero, quindi non penso sia un problema. Welcome to Niggertown. Ma che cazzo... Ma che cazzo di... Ma che cazzo di città è? Scusami. Vabbè, quello che stai dicendo è nero, non è bannabile, lo sta dicendo lui, voglio dire. Ma poi che cazzo di città è? Scusami. Veneto, la cameriera del bar accusata di furto. Mancano 300.000 euro dalla cassa. Quanto? Maca, grazie per i 25, buonanotte, grazie. Quanto? 300.000 euro. Ma scusa, in quanto te li sei...
ma la Madonna, cioè... Ma porco due, scusa, in quanto te li sei ciulata 300.000 euro? E la Madonna! Questo abbiamo già visto. Vado a confessarmi, io ho detto brutte parole, prete, che parole brutte?